Signori, buonasera. Il mito della principessa Sissi, che ha emozionato milioni di persone, inizia come una bellissima favola. È la storia del grande amore con suo cugino, l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Vogliamo rappresentare alcuni momenti di quell'epoca. La favola di Sissi e Franz inizia da qui. Buona visione. Elisabetta, Amalia, Eugenia di Baviera, siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Sì. Elisabetta Amalia, Eugenia di Baviera, come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Elisabetta Amalia, Eugenia di Baviera, accolgo te, Francesco Giuseppe I d'Alburgo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà. Elisabetta Amalia Eugenia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Formate nella tua benedizione, nulla li affigga, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Thank you.
Giuseppe I e l'imperatrice Elisabetta, Amalia, Eugenia si apprestano a raggiungere con gli invitati il salone di gala. E la duchessa Ludovica Winterbach di Baviera. Ferdinando V, re d'Ungheria, e Maranna di Savoia. Altezze reali, l'imperatore Francesco Giuseppe I e sua maestà l'imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia. L'imperatrice, Elisabetta, Amalia, Eugenia aprono le danze. No, ma arriva!
Spese reali, l'imperatore Francesco Giuseppe I e sua maestà l'imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia si ritirano per il banchetto di corte.